Ricomincio dal sole che brilla nell'acqua degli occhi, da questo frammento di vita che guarisce il lento veleno dell'oggi. Ricomincio aprendo la finestra quando nasce il mattino, da un respiro profondo che mi scorre dentro. Che bella la parola ricominciare. Ogni nuovo inizio ha un'energia incredibile. I primi giorni di scuola, i primi giorni di un amore. Facciamo in modo che ogni giorno sia un nuovo inizio. Ma un nuovo inizio aperti e aperte a tutto. Oggi vorrei proprio proporre la parola Ubuntu. Una parola che viene dall'Africa, dalle antiche saggezze africane del Sudafrica, e vuol dire io sono perché tu sei. Noi siamo relazione. Tu sei una parte di me, io sono una parte di te. Noi siamo parte di un tutto. Sono proprio qui davanti a questo albero di Francesco, davanti alla Verna. E provo a sentire questo respiro. Ecco, forse Ubuntu vuole anche dire respiriamo insieme. Ci avete mai pensato che respiriamo insieme a tutte le forme viventi? Condividiamo lo stesso respiro con le lucciole, le lucertole, gli uccelli, le piante. Un respiro comune, un cospirare. Ecco, gli alberi sono da sempre simbolo di unione tra terra e cielo. La loro presenza silenziosa e maestosa ci aiuta a entrare in questo Ubuntu. Le piante sono in connessione tra loro. Stefano Mancuso ci rivela che c'è una comunità delle piante. Sono interconnesse, sono in relazione profonda in mille modi. Si aiutano. E anche con gli animali, con il mondo animale, interagiscono. Da che mondo è mondo, nelle antiche culture, in ogni latitudine e longitudine, ci sono alberi sacri. Penso all'albero della Bodhi, il Bo Tri per i buddisti e gli induisti. Nell'America Latina c'è la ceiba, il tamarindon, l'araucaria, che sono alberi sacri e divinizzati. Oppure nelle Afriche, dove ci sono i baobab e gli alberi più antichi, che sono simbolo, come sempre, di grande saggezza, di unificazione, di energia positiva, di connessione con la terra e con il cielo. Ecco perché ho scelto questo posto, perché ci connette davvero. Ecco, a questo punto Stefano Mancuso, provate ad andare a cercarlo su internet o i suoi libri o le sue conferenze, se vi capita di andare, perché ci apre un mondo. Addirittura dice, una città ha più bisogno dei boschi che la circondano più che delle persone rette che vi abitano. Perché gli alberi aiutano anche, non solo con l'ombra, il fresco e l'ossigeno, ma proprio ad abbassare il surriscaldamento del pianeta. Allora un invito anche a frequentare di più gli alberi, a stare sotto gli alberi, respirare in silenzio e rispettarli profondamente, inchinarci, ecco, di fronte a queste presenze. San Bernardo di Chiaravalle diceva: impareremo più dai boschi e dalle rocce che sui libri. Le rocce e gli alberi ci insegneranno ciò che nessun maestro ci può rivelare. L'invito di questo Ubuntu che diventi uno stile di vita. Ecco, Ubuntu vuol dire anche non separare, integrare, armonizzare, armonizzare anche gli opposti. Ecco, una biodiversità che è ricchezza, opportunità. Il nostro stile di vita anche nelle relazioni umane. Pensate che bello, non separare e non dividere. Ecco, questo è lo stile che dovremmo cominciare a vivere ogni giorno, con chiunque. Sapete che dove ci sono le monoculture, il terreno si impoverisce, inaridisce e muore.
mentre dove c'è biodiversità e ricchezza, tutto è più vitale, tutto è più ricco e scoppia di colori. Ecco, quindi anche noi, in questo Ubuntu, superiamo questa monocultura della mente che un pochino ci è imposta in questi tempi. Ecco, c'è anche una monocultura della mente da superare. La nostra biodiversità mentale, l'accogliere il pensiero diverso, l'opinione diversa. Gli antichi Maya dicevano che ogni punto di vista è la vista da un punto. Allora ecco, integriamo tutti i punti di vista e tutte le differenze e tutte le diversità che ci aiutano a vivere meglio. Allora che la cooperazione, la condivisione, comunione, interconnessione diventi non solo una legge fisica, quantica, ma anche una legge morale, e che i nostri figli, nipoti e le future generazioni possano benedirci e ringraziarci per la cura, la presenza, la saggezza, la gioia e tutto il bene che avremmo seminato nel mondo. Ci regaliamo una frase di Arrigo Chieregatti, che trovo bellissima. Svegliarsi e prendere coscienza dello splendore dell'esistenza. Prendere coscienza che esistono altri modi di vita. Il risveglio dell'essere è una nascita al cosmo. È una presenza al proprio respiro e al respiro del tutto, perché tutto è respiro. Buona settimana.